Buon pomeriggio a tutti, buona domenica, è il 22 di luglio, domenica estiva, qui a Milano c'è un bel sole, ci vediamo alle ore 17, come al solito durante il fine settimana l'obiettivo è sempre quello di non disturbare il pranzo delle vostre famiglie, mentre invece domani ci vediamo da Roma alle ore 14.30, torno domani nella capitale perché domani ci sarà la direzione nazionale del partito nel pomeriggio e quindi riesco a tornare all'orario consueto. Vi chiedo come al solito di pigiare su questa freccetta, quella che vedete qui sotto, dove c'è scritto condividi, in modo tale da poter invitare altri amici a questa nostra diretta e poi naturalmente di fare la stessa cosa con il video che resterà sul mio sito ivanscalfarotto.it, su questa pagina Facebook e naturalmente anche su YouTube. Entriamo subito nel vivo dei fatti del giorno, naturalmente tutti i giornali aprono con le vicende che riguardano Sergio Marchionne e la Fiat. Sapete che appunto Marchionne sta male, la casa automobilistica ha emesso un comunicato nel quale ha detto che non potrà tornare al lavoro e quindi si teme molto per la sua salute, sono stati nominati i nuovi vertici aziendali. Sui giornali e sulla rete grande discussione, naturalmente Marchionne è una persona il cui carisma e le cui gesta sono ovviamente state visibili in tutto il mondo, ha preso in mano un'azienda che era sostanzialmente decotta nel 2004 e oggi è uno dei grandi player automobilistici, c'è stata una fusione con Fiat che ha acquisito Chrysler che se me l'avessero raccontata 10 anni fa, dico la verità, non ci avrei creduto. Io ho di Marchionne una grande opinione, lo dico subito, lo dico perché per quello che ho potuto vedere sulla rete appunto si è parlato anche in modo molto severo di lui, in modo molto negativo. Io con tutta franchezza non riesco ad essere d'accordo. Ora è evidente che diciamo rispetto a chi fa il capitano d'industria spesso da sinistra diciamo si possano sollevare dei dubbi e delle perplessità anche semplicemente per il ruolo che ha, perché è la controparte ovviamente del sindacato. Sappiamo bene che durante questi anni Marchionne ha importato un modello di relazioni sindacali che è stato molto osteggiato soprattutto dalla FIOM, però io dico la verità, la faccio molto semplice, sarò come dire ingenuo, ma insomma io la vedo così. Se la Fiat fosse finita come sembrava finisse in quegli anni, io ricordo benissimo gli anni in cui mi ero appena trasferito a Londra, 2002-2003, al telegiornale della BBC la mattina che ascoltavo mentre mi vestivo per andare al lavoro, spesso si sentiva appunto del fatto che Fiat era in grosse difficoltà, forse ricordate che c'era addirittura c'era addirittura un accordo perché General Motors potesse acquisire l'azienda. Allora io penso che il fatto di aver salvaguardato appunto l'impresa e di averla resa quello che è oggi ha comunque dal mio punto di vista creato posti di lavoro, preservato posti di lavoro. In Italia ci sono poco meno di 90.000 addetti, i modelli che tra FCA, CNH, quindi la parte dei veicoli industriali, per non parlare di Ferrari, sono modelli che hanno successo in tutto il mondo. Io ho avuto anche il privilegio, devo dire, di essere andato a visitare lo stabilimento di Mirafiori, dove si costruisce, dove si assembla la Maserati Levante, e devo dire che ho trovato una fabbrica modello davanti a me, con le più recenti innovazioni tecnologiche, la famosa industria 4.0. Ho visto creare attrezzi con una stampante 3D proprio sul posto, luoghi dove si fa formazione sulla catena di montaggio, una catena di montaggio tra l'altro anche molto sofisticata, perché Maserati Levante è un prodotto di alta gamma e quindi c'è tutta l'attenzione che uno si aspetta dal Made in Italy, e questo secondo me va oggettivamente riconosciuto. Chi attacca Marchionne deve spiegarmi che cosa, diciamo, qual era l'opzione alternativa, cioè che cosa sarebbe successo se Fiat non fosse cresciuta come è cresciuta e non fosse diventata l'azienda che è oggi. Certo, avrei preferito che non spostasse, come dire, il suo baricentro altrove, ma è evidente che
in quello che oggi è il settore automobilistico e soprattutto quello che sarà domani con gli investimenti che saranno richiesti. Sapete che in questo momento si studia per la macchina che guida da sola, per motori che diventino sempre meno dipendenti dal petrolio, quindi verso motori elettrici, parzialmente o esclusivamente elettrici. Sono tutti investimenti in ricerca che sono richiesti, che sono estremamente pesanti, e quello che si può pensare è che il panorama dei soggetti, delle imprese che sono in questo settore e che possono vivere, finirà col diventare ancora più piccolo, quindi ci saranno probabilmente ancora nuove concentrazioni. Ma oggi FCA, Fiat, può partecipare a questo gioco, diciamo a questo grande meccanismo, da una posizione privilegiata, e se Sergio Marchionne non ci fosse stato, molto sinceramente, questo probabilmente non sarebbe successo. A me sembra giusto riconoscere questo merito a Marchionne. Ripeto, ha fatto il suo mestiere, che è quello di essere un capitano d'azienda, quindi di remunerare i suoi azionisti, di fare in modo che l'azienda andasse bene, ma questo secondo me è servito anche poi a tenere dei posti, molti posti di lavoro qui in Italia, negli Stati Uniti e in molti altri paesi del mondo. E mi sembra che l'aver avuto l'abilità di trasformare una situazione che era praticamente disperata in una situazione così completamente diversa, essendo una persona che quando fu nominato nel 2004 non avevamo praticamente mai sentito nominare, questo gli vada riconosciuto. E basta, non riesco a capire nessuna, non riesco a capire la polemica, ecco, lo dico con grande sincerità. Questo per quello che riguarda il capitolo Marchionne. Passiamo avanti, mi raccomando, ricordate di condividere. E che cosa vi volevo raccontare? Ma sono molto colpito da questa intervista, le cui anticipazioni stanno girando, che la Washington Post ha fatto a Matteo Salvini. Salvini è andato, come sapete, da poco in Russia, è andato per la finale dei mondiali, ha fatto tutti i suoi bravi incontri e alla Washington Post ha rilasciato dichiarazioni francamente sconcertanti, come per esempio ha detto che lui condivide il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele, quello che ha fatto Trump, e ha detto anche che secondo lui l'annessione della Crimea da parte russa è stata giusta perché c'è stato un referendum. Ora, sono posizioni che, a parte il fatto, mi sembrano completamente in contrasto con quelle che sono le posizioni che in Commissione Esteri abbiamo ascoltato dal ministro Moavero. Come al solito in questo governo c'è qualcuno che dice una cosa e qualcun'altra che ne dice una completamente diversa, ma sono posizioni estremamente distanti da quelle che sono le posizioni tradizionali dell'Italia. È un grande paese, secondo me, tiene delle posizioni di politica estera indipendentemente da quello che è il governo pro tempore. Pensate che il nostro ambasciatore a Kiev è stato, diciamo, chiamato dal governo ucraino per delucidazioni, per comunicazioni, perché evidentemente le posizioni che Salvini ha espresso sono posizioni che non sono state riconosciute e gradite naturalmente dal governo di Kiev. Ma bisogna dirlo chiaro e tondo che l'annessione della Crimea è stata una palese violazione del diritto internazionale, è venuta sulla base, sulla scorta di una invasione, sostanzialmente di un'aggressione armata, ha messo in pericolo, anzi ha violato l'integrità territoriale di un paese amico come l'Ucraina. Quindi davvero non si capisce, e naturalmente con Graziano Del Rio, il nostro presidente del gruppo, e Lia Quartapelle, che è la nostra capogruppo in commissione esteri, abbiamo chiesto che il primo ministro, il presidente del Consiglio Conte, venga in aula a spiegarci se ci sono appunto delle variazioni nella nostra politica estera. Io segnalo tra l'altro che Steve Bannon, sapete, il guru dell'estrema destra americana, sta aprendo una fondazione, un movimento, credo si chiamerà proprio The Movement, qui in Europa, proprio per mettere insieme tutti i populisti e le estreme destre europee. Tra l'altro segnalo che il Partito Popolare Spagnolo ha appena eletto un nuovo segretario, questo Pablo Casado, che sembra essere particolarmente di destra e che annuncia una svolta a destra anche del Partito Popolare a Madrid. Quindi una situazione direi abbastanza preoccupante, soprattutto in vista delle prossime elezioni europee, dove avremo una destra molto, diciamo così, rinvigorita, e queste dichiarazioni di Salvini francamente preoccupano, per cui gliene chiederemo
conto assolutamente alla Camera che venga a spiegarci che cosa intende, soprattutto ancora una volta che vengano a chiarirci quali sono le posizioni del governo, perché francamente non si riesce davvero mai a capire se poi abbia ragione Di Maio, abbia ragione Tria, o se abbia ragione Salvini o Toninelli, o Salvini e la Grillo, o Salvini e Moavero. Diciamo, Salvini ha una posizione, non sappiamo se la posizione del governo sia quella, non sappiamo se il governo sia il governo Salvini o cosa, però è bene che ce la vengano a spiegare, perché questo può mettere in pericolo appunto le nostre relazioni internazionali, i rapporti all'interno dell'Unione Europea. Segnalo tra l'altro anche un caso che non dobbiamo perdere di vista, che è il caso del governo austriaco, che sapete vuole dare, pare, un passaporto austriaco a tutti i cittadini italiani di lingua tedesca o ladina dell'Alto Adige, quindi con un fenomeno molto strano per cui avremmo alcuni cittadini italiani, anzi un gruppo numeroso di cittadini italiani con una doppia cittadinanza. Questo appunto non si è mai visto, tra l'altro al momento sembra una cosa unilaterale, ma anche di questo dovremmo appunto chiedere informazioni al Presidente del Consiglio, al Ministro degli Esteri, cercando di capire se il Ministro degli Esteri non sia appunto Matteo Salvini. Ancora due piccole cose e poi vi lascio alla domenica pomeriggio. Due cose però secondo me importanti, mi raccomando condividete. La prima è questa nomina di Giampaolo Scafarto a assessore, niente po' di meno che alla legalità del comune di Castellammare di Stabia. Quando l'ho saputo, ieri ho scritto che se si affida la legalità a Scafarto, cioè a uno che è accusato di aver manipolato e costruito delle prove contro l'allora Presidente del Consiglio in carica, Matteo Renzi, quindi qualcuno che sostanzialmente ha attentato agli organi costituzionali del paese, lo si fa assessore della legalità, mi sono chiesto se per caso all'ospedale di Castellammare di Stabia non abbiano deciso di fare primario del centro trasfusionale il Conte Dracula, perché tra tanti assessorati, proprio l'assessorato alla legalità a uno che è indagato per essere stato un carabiniere infedele, mi pare veramente una cosa molto grave. Sui giornali è venuto fuori, mi sarei aspettato una rivoluzione, lo dico sinceramente, perché quella è una vicenda gravissima sulla quale ancora non abbiamo avuto chiarezza e sulla quale non è ancora stata fatta luce, ma il fatto che questa persona che ha commesso, se ha commesso questo reato, lo ha commesso ed è un reato estremamente grave, perché ripeto, i carabinieri, le forze dell'ordine sono lì per proteggerci e proteggere l'ordine costituzionale, non per sovvertirlo. Il fatto che si sia potuto anche lontanamente pensare di farlo assessore, per di più alla legalità, mi sembra veramente una cosa molto grave. Così come molto grave mi è sembrata la vicenda che ha toccato questi due ragazzi, questi due giovani ragazzi che a Roma sono andati a mangiare in un ristorante e gli hanno servito questo scontrino sul quale c'era scritto pecorino no, froci sì, molto grave perché è, diciamo, io penso che l'emergenza omofobia in realtà nel nostro paese non sia mai passata e che una legge sull'omofobia sia quanto mai necessaria. Credo, e lo sapete, ve l'ho già detto più volte, che abbiamo perso una grande occasione nella scorsa legislatura, dove si sono fatte moltissime leggi sui diritti civili e non siamo riusciti a portare a casa la legge sull'omofobia anche per colpe nostre. E quando dico nostre, dico nostre PD, ma anche nostre comunità LGBT, lo dico da componente della comunità. Ed è una legge che sarebbe assolutamente necessaria, lo è ancora di più in una fase come questa, nella quale ci sono rigurgiti, diciamo, di una cultura fascistoide che stiamo vedendo risorgere in tutto il paese, di fenomeni razzisti e fenomeni di una cultura politica che io ritengo essere, diciamo, parte dell'immondizia, della spazzatura della storia e che invece purtroppo sta rialzando la testa. Due ragazzi giovani che vanno a mangiare in una grande città, nella capitale come Roma, avrebbero il diritto di poter stare in pace, di non essere molestati e disturbati. Guardate, le parole sono pietre e quindi è una forma di violenza come un'altra alla quale nessuno dovrebbe essere assoggettato. So che poi adesso il cameriere è stato licenziato e sulla cosa si è fatto molto rumore. Io penso che ci vorrebbe forse meno rumore, più rispetto e una legge dello Stato che indicasse alla nostra comunità nazionale che questi comportamenti sono comportamenti semplicemente inaccettabili. Non lo dico perché penso che le sanzioni penali servano a tutto, voglio essere molto chiaro, ma penso che la legge penale
quando viene approvata dà anche un forte messaggio morale al paese. Una legge contro l'omofobia servirebbe a dire a tutti che la nostra comunità nazionale respinge e ripudia l'odio in tutte le sue forme, anche l'odio basato sulla differenza di orientamento sessuale o di identità di genere. Un messaggio molto semplice che purtroppo le nostre istituzioni non sono ancora mai state in grado di dare. Io mi fermo qui, vi do appuntamento allora domani alle ore 14:30, questa volta da Roma. Vi ricordo sempre di pigiare sulla freccetta condividi e vi auguro una splendida domenica sera. Ciao, a domani!